arrivato il giorno! Non voglio entrare in merito nelle porcherie che sono successe ieri sera, perché non me ne fotte niente, io guardo solo il mio Milan. E adesso andiamo a vedere la probabile formazione della partita più importante della stagione dei rossoneri, perché siamo vicini a un traguardo importantissimo, vicino all'obiettivo prefissato per quest'anno. Quindi andiamo a vedere la probabile formazione mentre vado a comprare. Sapete dove sto andando? Sapete dove sto andando? Sto andando all'edicola a comprare i dinosauri in bustine per il mio figlio. Milan forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai, non ti lasceremo mai. Di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi. Non vi lasceremo mai, non vi lasceremo mai. Allora, come vi dicevo, non voglio entrare in merito alle porcherie che sono successe ieri sera. Fatto sta che una cosa sola mi preoccupa. Mi preoccuperà l'arbitraggio, visto le porcherie di ieri sera, ma ero preoccupato anche per l'arbitraggio di Juventus-Milan. Poi è andato tutto bene, quindi pensiamo positivo, lasciamo stare le preoccupazioni di cosa potrà succedere e andiamo a vedere solo ed esclusivamente i 90 minuti dei nostri ragazzi. E oggi andiamo a vedere quella che sarà la probabile formazione in questa domenica mattina. Se non vi ho salutato, buongiorno ragazzi, iscrizione al canale, mi raccomando, condivisione, like e commento. Ragazzi, io sono carico come una molla, come avete visto nella miniatura. Ho messo il passamontagna perché i ragazzi mi devono rubare il cuore, mi devono rubare l'anima questa sera. Andiamo a vedere la probabile formazione. Ci sarà solo un cambio, perché come vi dicevo, squadra che vince non si cambia. Abbiamo fatto 10 gol nelle ultime due partite con questa formazione. L'unico cambio sarà al posto di Castiglieco dovrebbe esserci Salemakers, che rientra dopo la squalifica. Ma questa dovrebbe essere la probabile formazione. Gigio Donnarumma in porta, Davidino Calabria sulla destra, Teo Hernandez sulla sinistra, difensori centrali ormai fissi, irremovibili, Tomori e Kier. Sulla mediana i nostri due arieti, Kessié e Bennacer. Da una parte Brahim Diaz, dall'altra Salemakers, che rientra dopo la squalifica. Çalhanoğlu trequartista e Rebic, che arriva dopo una grande, grande partita contro il Torino. Questa dovrebbe essere la probabile formazione. Ragazzi, io sono teso come una corda di violino. Sono carico come una bomba pronta ad esplodere. Non vedo l'ora che arriva questa sera. Oggi lasciamo da parte tutti i discorsi, lasciamo da parte il calciomercato, lasciamo da parte tutte le vociferare, qualsiasi cosa. Bisogna solo concentrarsi sui 90 minuti di questa sera. Zlatan Ibrahimovic sarà nello spogliatoio, sarà in panchina a sostenere. Ieri avevo detto che non era nulla di grave, perché comunque in 6 settimane si dovrebbe risolvere la situazione. Ero convinto che almeno l'europeo lo faceva, ma poi ho letto, comunque alcuni di voi mi hanno detto che l'europeo, anche grazie a Dani Ultra mi ha avvisato subito che l'europeo comunque Ibra lo salterà. Io dopo il video sono andato a lavorare e non ho visto più le altre news. Però ragazzi, oggi sarà nello spogliatoio, sarà in panchina, sosterrà la squadra, ci saranno i cori della curva sud, come dicevamo ieri, a incitare i ragazzi dai megafoni. Quindi dai, dai, dai ragazzi, ci vediamo questa sera post partita e domani live reaction, ma l'importante è che ci vediamo dopo il post partita di questa sera e spero di festeggiare!